Quando i Romani iniziarono a marciare all'alba del 21 giugno 217 a.C., infilandosi nella via prospiciente le rive lacustri del Trasimeno, guidati dal console Gaio Flaminio Nepote, c'era una fitta nebbia a valle, mentre i cartaginesi, accampati in alto, avevano una buona visuale. Arrivati nella valle di fronte all'accampamento cartaginese, Annibale lanciò l'attacco, mentre il grosso dell'esercito era ancora in marcia e non si rendeva conto del pericolo per via della nebbia. Contemporaneamente i Galli, i Cavalieri e i Frombolieri attaccarono i restanti legionari in marcia, generando il caos e spingendo i Romani verso l'acqua. Chi sopravvisse finì in molti casi per annegare. La fanteria leggera cartaginese aggirò i Romani e chiuse la via di fuga alle spalle, ampliando il massacro. Nonostante tutto, i Romani resistettero per 3 ore, finché Flaminio non venne ucciso da un cavaliere celta. A quel punto iniziò la fuga. Quasi tutti i Romani che componevano la colonna di marcia vennero uccisi o catturati, e ben pochi riuscirono a darsi alla macchia attraverso le colline. Tuttavia i componenti dell'avanguardia riuscirono a sfondare la fanteria pesante cartaginese e ritirarsi in numero di circa 6.000. Alla fine, secondo Tito Livio, 15.000 furono i caduti e i prigionieri, e circa 10.000 fuggirono e riuscirono a rientrare a Roma, mentre i nemici persero solo 1.500 uomini.